ti svegli per la droga e vai a dormire con la droga, cioè con la droga, bam, mezzanine di ciù. Io lavoro a carabinieri. Io ho nel DNA la tossica, ma non tossica, drogato. Perché all'improvviso mentre sta camminando un bambino si picchiano. Questo è vero perché qua c'è molta violenza. Sola. Ma chi è sola? Non si sta, ma non è andato. Lui ha dovuto cambiare. Non toccare, non toccare. Non gira. No. Sì, allora non, scuola, non devi toccare. Non però, dai. Cari amici, oggi siamo alla stazione centrale di Napoli e ci siamo detti, dopo la stazione Termini, perché non andiamo a fare altre stazioni d'Italia? E siamo partiti proprio da Napoli perché abbiamo tanti amici. Oggi siamo qui con questi ragazzi che ci porteranno in giro per i meandri della stazione, perché anche la stazione di Napoli ha segreti, anche la stazione di Napoli ha zone meno accessibili, chiamiamole zone franche. Voi poi siete originari di qua, no? Tu sei nato e cresciuto a Napoli. Eh no, perché uno te vede, dice, ah, ma chi avete preso? Nato? No, io sono nato a Castelvolturno, però... a Castelvolturno? Sono di Napoli, dai, sono del centro. Io sono nato sui quartieri spagnoli, però mi sono trasferito qua a Piazza Garibaldi da 7 anni. Tutti i giorni il degrado, sì. E mo ve lo racconto. Il centro. Dai, allora oggi vi racconteremo il degrado della stazione e non solo. Io. Questo, la roba rubata, ma io punto, cioè con salute Mattia, porca no. Una bottiglia al negozio, al suo negozio. Io sto qua. Allora, tio, le bottiglie sono tutte qua, modificate, ok? Potete dove stai? Allora, dai, mano, ti sento qua. No, sono modificate. Sono modificate, sono cose attaccate di telefonare. Bello, no. Tu sbagliato con me. No, fai la bottiglia. Tio, tu sbagliato con me. Digli a quello là che ti ha detto bottiglia. Ok. Ok? Dio me ne dica. Ok? Amore, no, sei sbagliato. Doveva suonare. Non ha suonato. Guarda un attimo, dove sei la buttata bottiglia? Non lo so dove la buttare, perché fino a qua. Amore, ma io ce l'amo. Mi tenesse, doveva suonare. Tu mi stai incolpando le cose di diffamazione e calunnia, ok? Io ti posso anche denunciare. Allora io non vado da nessuna parte. Io non vado da nessuna parte. Io c'ho il treno. Io sono malato, sono anemico. Io vedo due uomini che mi corrono dietro. Non niente paura, sì. Io mi faccio trasfusione e so. Che ti permetto? Dire cose che non esistono. Dove si sta? Andiamo, provi a dire. Non mi interessa. Non mi interessa. Fammi vedere le camere e fammi denunciare. Fammi vedere la telecamera e fammi denunciare. Allora andiamo. Ma voi avete visto il video? Sì, no, non è. Qua, non so dove le buttare. Loro stanno dicendo che tu hai rubato nel negozio. Tu dici che non è vero. Andiamo a vedere. Ma tu hai visto il video? Andiamo a vedere. Una cosa, tu hai visto? L'hai visto? Sì, ho visto, l'hai visto. Visto. Telecamere. Telecamere. Loro lo vogliono portare al negozio, così lo vedono. Ci sono le telecamere, ok? Sì. Loro dovevano chiamare polizia che sta. Allora vieni tu con noi. E non vengo niente con voi, che stai dicendo, bello? Oh, mi sono fatto il clan, ok? Io pure la penso a te. Che io so il treno. No. Io mi sto fare trasfusioni di sangue, non è problema. Che tu hai ragazzo, che puoi mettere in questo negozio, ok? Non ce l'ha addosso. Ancora ce l'ha il treno. Ancora ce l'ha il treno. Ancora ce l'ha il treno.
Ancora ce l'hai il treno? Ma che bottiglia era? Un liquore, vabbè. Dai, gli vuoi poi suonano. Marigni, io nel vostro negozio vengo, mi offrono da mangiare. Mi comprano da mangiare. Io chiedo le mosine, fra. A posto che cosa scegli? Per allora mi corro appresso, che fai? Mi metto ma uno. Vivo mezza via. C'hai un po' di sangue sull'orecchio, che ti è successo? Sì, perché purtroppo io ho detto che mi sono fatto trasfusione. E quindi. Però vattelo a disinfettare, qua non è il massimo della vita, eh. Oh, vatti a sedere, sei agitata. No, sì, perché ho sei tutta agitata. Un cinese in una. Uno di colore. Oh. Non sta sta bottiglia, bello. Vabbè, però mo, molta, ante, non sta agitata, dai, vai tranquilla. Io vivo per strada, zio. Sotto. Ok, ma non va bene, bro. Preciso 20 secondi a trovarmi. Ok. Lei ovviamente è problematica, ci mancherebbe. Senza l'oggetto fisico del furto, qua fa niente. Però c'è la telecamera. Sì, ma tanto è uguale. Pure che te c'hai il video di quello. Comunque volare tossi, adesso tremava quello, sì, sta in assinenza. Ma come fai? Sta tremando. Sì, ma non te. Ma non vale nemmeno la pena correre dietro. Sì, infatti, ma è una bottiglia da 8 euro. Lasci il negozio. Ma poi tanto lei era in una situazione drammatica, magra, col sangue all'orecchio, tremava tutta. Tossica. Cioè, ti dico, la guarda qua. Pure sì, te li do io 10 euro di liquore, via, cioè a sto punto che vedevo dire. Certo. Stazione di Napoli, sì. È così problematica o è peggio Termini secondo voi? No, siamo noi che buttiamo i problemi a stazione siamo di Napoli. Siamo noi i problemi della stazione di però, Napoli. Secondo ragazzi voi, come noi. Ma la stazione Termini è peggio o meglio di Napoli? È peggio, perché allora, umano è nero. No, la stazione Termini secondo me è peggio. Perché comunque è la capitale, c'è più caos, c'è più. Però qua comunque mi pare che siamo a Baghdad. Scusa, perché siete voi il problema di questa stazione? Era una battuta? No, non è una battuta, è una schiacciata. Noi siamo qua, noi dormiamo qua, mangiamo qua, aspettiamo il Caritas, i miei problemi. Ah, voi dormite qua? La famiglia è nata lì. Io da poco sono uscito da galera, ho perso mia moglie, mio figlio. Però le amo sempre. Noi quanti anni ci avete voi? Io 35. Sì. 42. Ma capai anche. No, però. Che cosa ti è successo? Come sei finito qua? Mamma mia. Ma a me già sono tanti anni, per la verità, per problematiche di droga. Viva la sincerità. Sì. Ci calo tu limo bene, però mo ce l'ha mai perché. No. Ce l'ha mai. Da 2 minuti di testimonianza è bello. Mesi, no? Ne voglio bene, ma ce ne devo andare. Cioè, problemi di droga. Sì. Che ti ha portato prima a commettere reati. Sì. Sei stato carcerato. Sì. E quindi uscito ovviamente. Da galera, cioè, perso, io solo a mio padre ce l'avevo perché mia mamma è morta, mio fratello è morto. Mia compagna con mio figlio. Può... Non lo sapevi proprio. Hanno fatto una vita. Per una parte solo sono contento perché giustamente va trovando meglio la famiglia, ma no, male. Fino adesso c'è ancora la testa un poco. Ho solo problemi anche a casa, è meglio che metti anche per me i problemi che porta a casa mia. Al mio figlio lo amo soprattutto. Quanto c'ha tuo figlio? C'ha 13 anni, Antonio. Ah, è grande, sì. L'ho fatto presto. Sì. E sta a Civitavecchia. Ah, sta qui già sì. Parte nostra. Sì, Lucana, sì. Castelli Romagna, un figlio a Milano. Tu hai perso i contatti con tuo figlio? E per forza. Si devono prendere per forza, sta vita di mezzo. Senti, che facciamo. Voi ci avete provato voi a smettere? Sì, però non è così facile. CERT, comunità. Allora, posso dire una cosa, o CERT comunità non ti aiutano a niente. Perché uno non vuole dire tante cose, però la droga come sta fuori, sta pure a rinder. Ma pure carcerato, voglio dire, allora è una cosa che si adama, devi partire da te psicologicamente. È una cosa mentale, non ci stanno medicine certe per aiutare. O ti aiuto tu o non ti aiuto nessuno, fra me. Una domanda, un messaggio positivo, sincero, sì. Se vi esce una sincerità da qua. Io sono sincero, amore, perché c'è una cosa così. No, si vede, è la droga che vi ha portato, diciamo, le cose brutte che sì, vi state in contatto. Sì, ecco, che cosa direste a un giovane che... Che rischia di caderci, che per evitare che lui possa fare lo stesso errore vostro. Il miglior consiglio di questo mondo, cioè buttati su tutto ma non sulla droga. Buttati su breve, ma non buttati su droga. Perché ti porta solo la negatività e basta. Non ci può mai stare un guaglione che fa uso di droga e diciamo che sta bene, non ci manca niente. Una volta che tu sei nel mondo della droga non pensa niente di più. Ti svegli per la droga e vai a dormire con la droga, cioè con la droga. Bam, non pensa niente di più. Se ti svegli, se ti addormenti. Io mi sto svegliando da poco, nei paraggi a dormire. Mi sono svegliato, ora ho fame. La prima cosa, troppo mangiati, già avrei con mangiare fame, perché sennò già sono con te esaurito. Stiamo parlando, ho
Ovviamente di droghe pesanti. Sì. A Roma, ma stai parlando proprio di lenta, eroina. No, 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 crack, solo crack. Crack, crack. Allora il crack è il boom e l'eroina come dell'80. O crack è la distruzione dei guaglioni oggi. Sono 10 anni a venire a mo che è come fosse la sigaretta. Ma come a Roma. Ma tu già adesso c'è l'astinenza. In questo momento. No, in questo momento no, sto ancora. Perché mo mi sto svegliando e sto. Cioè, mo, la prima cosa c'ho, mo mi vado a mangiare. Voglio e mangiare. Poi però già sto pensando troppo mangiato. E tu già ci stai pensando al fatto? No, no, io già ci sto pensando. Tu sei già apposta. Posso dire nel senso che voleva sbrigarsi a parlare con noi perché sì, almeno andavate. No, anche perché. Però viva la sincerità, siamo ragazzi no, sinceri. So. Amore, viva la sincerità, mo abbiamo fatto pezzi, ce l'ha, ma io perché sennò guardi qua. Succede un momento. Viva la sincerità. No, no, venite a venire pure riguardi. Come si chiama il paese sta a Roma? Sta a Roma è un paese che fa sono da magnotta e non fuma la cotta, no? È stato un piacere, ragazzi. Ragazzi, ti voglio bene. Ciao. Posso dire una cosa, sono famo strana, raga. Ciao. Stavano a velocità. Ragazzi, guardate chi abbiamo beccato. Mo' fatto ammazzare a Napoli, te. Oh, mamma mia. Non sono abituato a vedere a in trasferta. Oh. Siamo riusciti pure a rivancia, che incredibile, ragazzi. Una giunta a Napoli. Arriga. Manuel de Stazione Termine e Marcello. Amore. Purtroppo ho lavorato un po' di anni a Termini, ragazzi. Che dici? Manuel è un'istituzione. È un'istituzione. Non no di Roma, è Italia. Cioè, roba. Qui parte dal Brasile e arriva a Napoli, bello. Voglio mio. Dire. Siete sempre benvenuti quando volete. A parte grazie a me perché so, sai, io ho lavorato i bagni di Roma Termini e bagni, mo lavoro i bagni di Napoli. Ma al comune mezzo caudio si dice. Un accendino, sai che fumo? Un accendino. No, ciao. Ma le scarpe ti servono? Un paio di scarpe, qualcosa? Sì. Ma tu dormi qua? Questo modello quale? No, dico le scarpe, perché non c'è? Ma te l'hanno rubate? Hanno rubato ieri. Ieri te l'hanno rubate. Oh, cambi le stazioni sempre uguale, No, qui non fai niente, non fai niente di su, Ma tanto stai sempre qua. Ma te da quant'è che dormi qui? Prima dormivi qua, di là. Sì. E mo da quant'è che dormi qua? Da poco tempo. Questa è la zona mercato e qui c'è un mercato di tutto quanto, borse, zaini, mangiare pure, no? Sì, pure sì. Vendono di tutto, borse, scarpe, mangiare, prodotti per i capelli. Ah boh, anche prodotti tipici, anche perché questa è una zona multiculturale, diciamo. Quindi ci sono anche prodotti di altri paesi. Cioè cose che non si trovano facilmente in giro. Che non c'è cose che fare. Ma poi tutti i giorni viene prodotto questo mercato oppure soltanto il fine settimana? No, spesso, anche in settimana sta al mercato comunque. Spesso. No, quello spesso c'è. Ma quello c'aveva tipo quella c'aveva dei prodotti per i capelli animali essiccati, tipo serpenti. Uh-huh. Pressionati. Non l'hai visto? Io te li stavo indicando. Africani Simone. Tipo anguille. Sembrano serpenti, infatti. Sì, sono. Pressione mi hanno fatto. Cioè sono tipo anguille. Sì, sono gli acquarocci. Qua in zona ci sono pure dei ristoranti etnici senegalesi, maliani, di tutta l'Africa in pratica. C'è pure qualcosa di indiano, i vari tipi di piatti indiani, varie kebaberie, vari bar, è una zona ben strutturata, solo che. E come si fonde la cultura napoletana che è molto tradizionale? Diciamo quella delle altre etnie. Non ti saprei proprio dire, infatti non è che vanno proprio a filo d'amore, riescono a campare qua a Garibaldi, che comunque è un ambiente degradato tra una droga e un'altra. Nasce diciamo, un legame di amicizia a base di interesse. Alla fine ci sta sempre la rivalità, uno vuole marcare il proprio territorio, riusciamo a stare tranquilli in certe situazioni. Oddio, proprio. È vero. Oh. Ma sarà vivo? Sì. No? Caro, tutto a posto? Ne è rimasto uno solo. Sì. La famiglia. È perché abbiamo visto proprio in condizioni. È l'ultimo della stirpe.
Adesso sta picciando. Che c'è il piede? Ah, vedi, però c'è un altro che dorme lì. Non vuole essere aiutato, ragazzi. No, lascio. Vedi, un altro che dorme qua. Brutta situazione. Sta proprio incartato, vedi, Porello. C'ha messa una cosa alla gamba, non lo so, vedi, c'ha di... No, ma penso che siano dei suoi... delle sue cavalieri. Ciao. Cavaliere. E quindi questo è un distretto proprio che ha questo come tipicità. Sì, sì, fatto... sono più ragazzi di più culture, eh? Ciao, lo posso? Nostro, capito, te fare... Cioè, che origine hai? Tunisino. E da quanto è che stai qua? Un anno. Prima vivo a Parigi e mo sto qua, a Napoli. Sotto Parigi? Sì. Come ti trovi qua a Napoli? Ma uguale a Tunisia. Non è troppo... vivono come la Tunisia. Napoli uguale alla Tunisia. Per esempio, descrivi, è interessante questa cosa. Per esempio, che cosa che c'è in comune? Fammi un esempio. Beh, qui normale, sto lavorando, tranquillo. Come ti spiega? Vita normale, come tutti quanti. La solarità delle persone anche. Le persone stanno... Sono tranquille? No, tranquille, come si piacciono. La tête ouverte, la tête ouverte, ok. Se sono padre razziste... Non sono razzisti. No. Si piacciono qualcuno che sta lavorando tranquillo, non fai il casino, Certo, il rispetto, come si dice, genera rispetto, insomma. Sì. Quanti anni c'hai tu? 21. Ti sei trasferito con la tua famiglia? No, sto da solo qua. Abito da solo. Loro sono rimasti a Parigi? No, a Tunisia. Solo io qua. Se posso... Ciao. Sei venuto qua con quale obiettivo? Ma per il mio futuro, per lavorare, a migliorare ma via qua. Migliorare la vita, cioè... E qua pensi di avere più opportunità rispetto alla Tunisia? No. No, uguale, però per, come ci spiega, qua guadagnare di più soldi o non è uguale, capito? Stesse opportunità, sì. Più soldi. Sì, perché io faccio meccanico, se lavori qua un anno, no, qua lo prendi da un mese. Cioè, quello che guadagni un anno in Tunisia, sì, lo fai in un mese qua. È più facile i documenti, a Francia è difficile, tanti difficile là. No, non ti danno, è più razzista. D'altronde è come se avesse bevuto. Comunque, come ti chiami? Emin. Grazie. 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 Grazie, Fra. Alla prossima fois, inshallah. Inshallah. Ciao. Volevo dire una cosa, non per essere il superficialotto, però è una cosa che istintiva e sincera. Mi fa effetto positivo quando vedo magari persone... Tratti somatici. Internazionali che parlano napoletano, posso dirlo oppure posso dirlo? Posso. A me, sì. Sei il primo che lo dice, lo sai? No. È strano. Però mi fa specie, perché mo che è uscito questo ragazzo mi ha fatto una specie. Si forte, si grande. Tu c'hai un bar qui davanti alla stazione. Che cosa vuol dire lavorare alla stazione? Ogni giorno è una guerra, perché non sai mai con chi ha a che fare. Purtroppo c'è un degrado totale. La mattina scendi, vedi persone extracomunitarie, mazze, coltelli, e non sai mai, non stai mai tranquillo. È impossibile stare tranquillo. Devi avere paura se scendi a lavorare la mattina presto. Ti possono rapinare, come è già successo ad altre persone. Anche a te che stai qui da tanti anni, che ormai sai, conosci le persone, sai le cose? Sì. Cioè il rischio è sempre presente? Il rischio è sempre presente, che non sai mai la mattina a chi ti trovi davanti. A che ora apri la mattina? Verso le 6:30. E tu già ti trovi le persone reduci dalla notte, con l'alcol, persone di colore che si picchiano tra di loro, addirittura si spogliano. Parti intime da fuori. È normale che ad esempio una signora non viene qui a farsi una passeggiata con un bambino perché ha paura, hai capito? Cioè non lo porto un bambino qua, perché all'improvviso mentre sta camminando un bambino si picchiano, come è successo l'altra mattina, bottigliate, le sedie che volavano della pizzeria, un casino totale. E in quei casi interviene la polizia o bisogna aspettare tanto? Bisogna aspettare tanto, come sempre, a volte non viene nemmeno. Addirittura? Sì, addirittura a volte passano e fanno finta anche che il fatto non è loro. E voi vi sentite un po' abbandonati da questo punto di vista? Sì, perché poi se lo facevo io sicuro mi venivano arrestati, invece se lo fa uno di loro
non succede niente. Ma qual è la tua utenza? Chi è che viene al tuo bar? Turisti che scendono dalla stazione. Molto comodo, stazione, è di passaggio. Sì, è di passaggio, è comodo. E poi c'avete, per essere un bar della stazione c'è dei prezzi bassissimi. Sì. Ho visto un pezzo di dolce così grosso, 50 centesimi. Siamo economici e commerciali. Però ci ha offerto il caffè, era eccezionale. Grazie, sì, grazie. No, veramente io ho preso amaro, buonissimo, si sente grazie, subito. Grazie. Se tu potessi decidere, no? E essere per un giorno il sindaco, quale provvedimento prenderesti subito? Fare pulire prima tutta la piazza, perché tra persone che urinano, abbiamo sentito, non è fegato, una puzza bruttissima, non esiste. Poi vediamo un po' come fare per mettere un po' le cose in regola anche con queste persone qui, perché non è giusto che io, per esempio, se cammino devo avere paura che mi faccio male per una bottigliata che la coppia c'è. Una bottiglia si può volare, può volare e può prendere un innocente. Per una lite che poi non ti riguarda. Non ti riguarda purtroppo. Spesso sono liti per futili motivi, sì, magari per 2 euro, sì, per una bottiglietta. Che si guardano, oppure già si odiavano prima. No, quello è veramente inquietante. Qui c'è una valigia che sicuramente hanno rubato perché dubito fortemente che sia di qualcuno che si è scordata. Infatti è stata cannibalizzata e questo è proprio davanti alla stazione. Tutto qui intorno sembra tutto abbastanza normale, però lì c'è veramente un casino e stanno pure a pulire. Poi ovviamente ognuno prende la propria iniziativa e cominciano a pulire, quindi... Ah beh, loro credo lo stiano facendo, no? O forse è della ditta? No, mi no, si... no, no, non sono della ditta, sono volontari. Ah, volontari. Ma a chiedere. Mazza, comunque regà, qui c'è un carnaio, che è successo? Si sono tirati i missili stanotte qua, oh. Ma ti guarda per terra. No, incredibile, cioè... è suggestivo. Cioè, non mai so. Bravo, sì, guarda, ma guarda laggiù, cartoni di vino. Là non c'è riempito due sacconi. Sì. Cioè, hanno pulito, pensa che era prima. E sono venuti pure stamattina. Sono venuti pure già stamattina a pulire. Sì. Ah, guarda laggiù, Matti, qua. Bottiglie, sporcizia, perché hanno accatastato tutto. Poi molte chiazze per terra, non so, solo liquidi, cose. Aspetta, vediamo un po' qua che è. Perché? Oh, guarda, pezzi di scarpe. No, ma cioè, come se qualcuno si fosse perso. Solo pezzi di vetro, qua. No, ma infatti la pericolosità sono proprio i cocci di vetro. Perché al di là che ho visto gente gira scalza, che è quello uno dei problemi non da poco. Però guarda qui che roba. Ma questo, scusate, che cosa sarebbe? Che area è questa? È un anfiteatro. Alla fine da quell'ingresso si accede alla metropolitana. Ah, questa è un'area dove si potrebbero organizzare spettacoli in centro a Napoli, potrebbe essere un posto molto bello. Di interesse comune, è molto bello. Poi ti fate un permesso, metti un ring lì. Fare una serata con la gente sopra, gente seduta. Sì, ma a volte fanno degli spettacoli etnici particolari, gente di tutte le etnie si mette comunque a guardare. Delle cose particolari, comunque sì, oltre al degrado, quel poco di degrado che c'è, comunque c'è anche una buona faccia a Napoli, c'è da dire. No, ma stai parlando di Napoli in generale, stai dicendo? No, proprio di Piazza Garibaldi e di Napoli in generale, sì. No, ma la piazza è bella, si vede che è rifatta, i palazzi sono belli, le aree circostanti sono belle, è un peccato che ci siano delle zone franche dove si va a urinare, si va a defecare, ci sia gente buttata per terra che tu te ritrovi, capito, da un momento all'altro. Vedete tutti sti cocci e bottiglia così, non depone a favore perché è pericolo, come ha detto quel ragazzo del bar, se ti lanciano una bottiglia e tu non c'entri niente, ci rimani male, capito? Ma cioè, proprio perché Napoli è bella, ma noi abbiamo fatto tanti video a Napoli rivendicando proprio anche i scenari quelli più positivi, le cose più belle. Io camminando ecco, sto a calpestare solo pezzi di vetro, purtroppo. Ma hanno detto che voglio solo pulire qua perché sta la gente che... Voi... Vabbè, io sono andati a zì, secondo me. Qualcuno gli ha bussato sulla spalla, Mattia. Sì. Secondo me qualcuno gli è andato a bussare sulla spalla dicendogli non dire niente. Se o più che altro, se volete rimanere qui in queste circostanze della stazione, vi conviene pure, diciamo, da un attimino, no? Una ripulita e state qua magari, no? È un dare avere, penso. Ah, ok, gli hanno dato un beneplacito, state, non vi rompiamo le scatole, però pure voi fateci trovare le cose in certo modo perché qui ci passa la gente e è un bel problema, forse è per quello che loro non vogliono nemmeno apparire. Però parano già sguardi che questi in realtà hanno comunicato con tutti mentre noi stavamo così, ma guardavamo intorno con questi qua dietro al suo schietto, gli facevano segno con la testa e loro se ne andavano più là.
È vero, però non volevano che dicevano niente. Cioè, guarda il contrasto fra il popò con la bambina e gioca a pallone e tutto. Occhio, 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 guarda, stai proprio su una vomitata. Ah, che schifo. Complimenti, schifo. Evelina, oggi per l'ennesima volta. Ecco il prossimo meme, le scarpe di Evelina, siringhe, vomitate, la vomitata, la vomitata mancava. Mancava la vomitata. Detto all'asta. Con qualche fetish la troverai. Vai, andiamo avanti allora, passiamo di qua, vai. Comunque l'impatto è... non è sicurezza piena, vedi, per i turisti, perché io mi sento, sono turista, cammino, vado in giro e vedo, guarda, quelli sono turisti appena usciti, guarda che se, guarda, come stanno, sono rimasti così un po' imbarazzati. Se quelli, guarda, se guardi quei turisti staranno a pensare, che famo, torniamo indietro, se ne andiamo. Ovviamente contestualizziamo dove siamo, quella è la stazione e questa è un'uscita della metro della stazione, perciò siamo sempre città, nella piazza. È una delle città più belle del più mondo. Più belle, sì, perché nonostante tutto questa è una città che ha mille sfaccettature e sono tutte belle. Dal cibo all'architettura, ai monumenti, ai posti, ai quartieri particolari, c'è di tutto a Napoli. C'è anche Atanasio. Questo che è? Il campetto a basket? Sì, il campetto da basket e a fianco c'è il campetto da pallone. I ragazzi giocano, ci beccano qua, ogni tanto, che ne so. È punto pure... aggregazione. Sì, sì. Quanto per caso ne vuoi aggiungere così, ragazzi? Però il fatto che magari a pochi metri, ragazzi, ci sta un po' di bivacco, un po' di cose, incide un po' sul venire qua. Boh, non so, cioè, siamo sempre qua, capisci? Nel senso molto tranquillo. Non c'è che ci siete abituati. Tranquillo, sì, il fatto che cioè, comunque alla fine tra noi e noi, capisci? Cioè, tranquillo con la situazione, no? Cioè, comunque uno la conosce la zona, capisci? Cioè, siamo solo noi, calcio, questo è calcio. Sì, 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 sì. E qui siete tutte le nazionalità, i ragazzi. Come? Sono marocchini, sì. Sono tutte le nazionalità, comunque in zona, eh? Sì. Marocchini, tunisini, italiani, comunque sì, tutti i ragazzi, tante nazionalità ci sono. Come scatta il mondialito? I napoletani non ce ne sono, eh? Oh, io non è napoletano, io sono napoletano pure. No, io ho capito. Ma loro sono napoletani, ho capito, cioè, sono nati in Italia. Ho capito, era inteso come... E qui diciamo c'è tutte le comunità etniche, diciamo napoletani proprio, un gruppo di 10 ragazzi napoletani qua, no, c'è sta comunque il marocchino, certo, quello, l'africano, poi lascia perdere che lui è nato qua a Napoli, è napoletano qua, intendevo quello. Una foto posso fare dopo? Certo. Sì, bro. Tu sei nato proprio qua? Proprio... Io qua, sì. Sono da passare per turno, bro. E chi era? Tutti e due i tuoi genitori sono stranieri? Sì. De dove so? Nigerio. Sì, Cicalone. Bravo. Tu frequenti sta zona qui? Io sì. Vuoi raccontare qualcosa? Dai. Devo raccontare. Com'è sta piazza? Sentiamo pure una ragazza. È bella per me, cioè perché sono le persone che voglio bene, perciò. Ma non ti senti un po' in pericolo certe volte? Perché lì già hanno detto che magari qualche volta vola qualche bottiglia. Sì. Questo è vero, perché qua c'è molta violenza. Da voi, noi stiamo per fare, cioè per affari nostri, chi va venire sotto, venai sotto, zio, vai già lì, che chiesto. Quartiere sei tu? Io San Giovanni a Teduccio. Sta lontano da bella zona? No, no, è vicino. Sì, è bella zona vicino, famosa. Dove sta il muralesse di Maradona? Sì. Quel ragazzo cioccolata mi sono fatta la comunità. Vi siete fatti la comunità insieme? Sì. Com'è andata? Da lì l'ho conosciuto a questo ragazzo. È tra vita amico, a chi me lo tocca. È difficile la vita? La comunità è difficile, sì, però bisogna saper viverla. È un'esperienza che non la cura a nessuno, perché lì come entri pensi che è tutto diverso, non pensi che è così, non pensi che è una realtà brutta. Perché sai come entri ma non sai come esci. È difficile da uscirne là dentro, non è facile. Trovi persone che magari ti aiutano, magari stando là ti danno conforto, ti sanno rendere felici. E io ringrazio a Cioccolata, cioè, perché è stata un'esperienza positiva, sì, grazie alle persone che c'erano. Sì. L'ho vissuto in modo diverso e ringrazio soprattutto a lui, che dopo la comunità sei riuscita a ritornare sulla retta via? Sì, dopo la comunità sì, però giustamente cambi, non tutto è come prima. Vivendo varie cose, varie situazioni, una persona cambia, non è più la stessa. Se magari prima ero più bambina, non capivo tante cose,
magari vivendo in una comunità, dopo la comunità uscendo vedo cose di strada, vivo la strada, vedo molte cose che mi spaventano a volte, perché sì, ho paura pure, alla fine sono una ragazza. Non è che... hai? Io ho 17, quasi 18. 17 anni? Io faccio 18 anni. Al di là che sembravi più grande, mi stupisco pure perché così giovane già hai vissuto un'esperienza così. Sei stato in comunità per problemi con le sostanze? Ah, per discorsi penali? Sì. Per discorsi penali. E quanto ti sei fatta le comunità? 2 anni e 7. Sì, sono stata sia a Napoli sia in Puglia, perché dopo ho avuto il trasferimento in Puglia e lui non ci stava. E hai vissuto male il fatto, sì, che la separazione? Sì. Ma hai avuto problemi anche con le sostanze? La verità io fumo, cioè io non lo nego, io fumo. Fumo le canne come se le fumano tutti quanti alla fine. Cioè Bruno Padrumi se potesse fumare oggi o domani. Cioè, il problema è la cocaina, l'eroina, tutta questa roba qua. Tu c'hai avuto problemi con questa? No, io personalmente no. Non mica ben accusa. Però conosco persone che hanno sofferto di queste sostanze. Ma tu hai mai fatto sport? Io sì, ho fatto MMA. Ah no, perché con questo viso io ti vedevo a basket e a pallavolo. No, ho fatto MMA. MMA. Poi hai smesso? Sì, ho smesso per problemi di cuore. Peccato, perché lei c'ha proprio l'impostazione fisica. Io sì, da come me. Potresti fare qualsiasi cosa. Ma problemi irreversibili che non le vuoi più praticare, oppure problemi curabili? Vabbè, ho il soffietto al cuore, però è aggravato, sta aggravando. E infatti quando salgo il palazzo, le mie scale, io ho difficoltà a salirle perché viene l'affanno pesante. Allora non dovresti fumare però. Dicete qualcosa nella vita, si dovrà pur soffrire. A ogni sofferenza c'è sta pure una conseguenza, però va niente, ci abbiamo stessa, come ven. Cara, come ti chiami? Anna. Anna, bellissimo nome. Senti una cosa, Cioccolata tu lo chiami, sì, no? Sì, Cioccolata. Stupendo. Cioccolata, lei non ce l'ha detto. Cioccolata. Non ci ha detto niente questa storia, vieni qua. Vieni qua. Lei ci sta raccontando che la comunità l'ha aiutata grazie anche a persone che c'erano con lei, che gli hanno permesso di viverla bene. Sì, siamo stati nella comunità insieme, però erano persone per bene, ci hanno aiutato un parecchie volte, anche diciamo quando... Cioè lei lo sa, comunque in un certo senso abbiamo avuto problemi, però comunque era una comunità per bene, ci hanno sempre, diciamo, in un certo senso spronati, diciamo, a fare di più, eh? Anche quando sbagliavamo in un certo senso, eh? Ci hanno aiutato, infatti vabbè, li salutiamo pure. Com'è la vita in comunità? Con una giornata tipo, per capire. Ti svegli? Ah, vabbè, era tranquillo. Ti fare servizi. Sveglia, che, cioè vi impongono degli orari, giusto? Le 8:30, le 9. Vabbè, non è male 9:30. Poi se devi fare scuola, ci devi svegliare alle 7. Tetto, sì. Era... Insomma, diciamo, la giornata tipo ti svegli 9:30, fai colazione e poi vabbè le faccende domestiche, e se da studiare studi, se devi fare scuola fai la scuola. Boh, capite, cose base, cioè capite, cose che fanno tutti i ragazzi alla fine, cioè capito, cose così. Non è così scontato, come tra di voi è un posto dove vanno aiutato. Sì, è una casa con molti ragazzi, con persone che ci aiutano. Noi, cioè, ci hanno aiutato, cioè a me comunque mi hanno aiutato molto, cioè almeno per quel che comunque abbiamo, anche lei, cioè, come ti ho detto, no? Abbiamo avuto problemi, anche quando abbiamo avuto problemi comunque loro ci sono venuti incontro, hanno cercato di tutelarvi. Sì, comunque sì, ci sono venuti incontro, hanno aiutato ad aiutarci. Dove stai andando? Posso chiedertelo? Dove stai andando? Napoli. Napoli sì. Dove stanno a fare un giro? Ah? Sì. Dove devi andare? No, tu dico. Io? Voi dove dovete andare? Adesso vado giù a arrivare da mia sorella. Ah, da sua sorella. Comunque sempre posta Napoli. Sì, sempre. Alla pazza della Juve. Ma deve prendere l'autobus? Sì, è 150. E ci riesce con la sedia a rotelle a salire sull'autobus? La caricano? No, c'ha la pedana. Ah, c'ha la pedana. Ah, la pedana. Che numero deve prendere l'autobus? 151. Vediamo un po' se quello si muove. No, già lo so, quello. No, c'ha la pedana che scende. Lui sale sopra e va. Che non si dica che a Napoli. Eh no, non c'è, perché spesso e volentieri sull'autobus non è detto che ci sia la pedana, capito? Ah, quello. Adesso l'hanno messo. L'hanno messo, era ora. Per noi, per i disabili. Queste bandiere del Napoli le tiene per sempre, queste qua. Per una settimana. Ok. È stato manco mai aperto. Vedi, c'è ancora le plastiche sopra. Questa è la plastica della porta. Madonna,
a parte la puzza, cioè ci hanno buttato di tutto, mai, probabilmente mai inaugurato sto ascensore, guarda. No, è ancora nuovo. E che cacchio, scusa, che lo fanno a fare un ascensore? Ah sì, nessuno di questi ascensori è aperto. No, perché qua vabbè, no, vanno a fare bisogno, a buttare le cose a terra. Se non l'aprono mai, ma è normale. Sta così. Da sempre, dice, mai è stato aperto. No, infatti vedo tanti ragazzi che stanno qua. Stanno qua tranquilli, stanno tranquilli comunque. Però quello che ci diceva il ragazzo del bar, che comunque volano pure bottiglie e queste cose qua, c'è un po' a rischio? Cioè discussioni ce ne stanno, perché mo lì sotto, al di là di tutto, qualche bottiglia è volata, nel bene o nel male. Se ci affacciamo, guarda, colpo d'occhio purtroppo è questo, sempre. Brutto, colpo d'occhio. Cioè l'idea qua è che qualcuno ha fatto bisboccia. Guarda il gattino, ogni tanto. Ah, c'è il gatto che ogni tanto si mangia qualcosa che avanza. Ogni tanto vola qualche bottiglia. Ogni tanto spesso qua. Ogni tanto qualche bottiglia. De confusione. Ciao! Sentiamo sto ragazzo. Allora, lo sai dove andare? Dove? Andare a Torino. Vuoi andare a Torino? No. Tu devi andare a Torino? Ah. Dove arrivate? No, noi da Roma veniamo. Ah, per cilingua di pizza. Sì. Che dici, come stai? Domani non bravo. Ma tu sei di Torino? Torino, bro. Ehi bro, guardate bro. A 20 anni. Ma per svenire per questa. La fai di qua. Qua. Aspetta. Peace. Stavo proprio. Devo Khalifa, hai bisogno di tu. Al WhatsApp, devo fare del WhatsApp. Ma non mi chiarisci? Mon frère, ti viene da u? Maroccan di u? Marocchino di dove? Ah, questo bravo. Fai la brava. Niente ragazzi, purtroppo. No, sta un po' sfasato, dai. Ciao. 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 No, sta stonato. Sta stonato lui. No, non era lui che stava per terra con il braccio. Ah, lui, sì. Ah, vedi, Matti si è rialzato lui, per fortuna. Sì, immagino che... Occhio, Matti. Matti. Occhio, consiglio non avvicinarsi tanto. Lei ti dà un consiglio. No, è meglio di no. Che poi guarda, con noi spesso le persone che... Noi ci siamo avvicinati a parecchio, è meglio di no, ti dico la verità. No, ti do consiglio, visto che ti avvicinando, è meglio che non ti avvicini. Ti lo aggredisce. Fermi tutti. Il cagatoio oggi al nuovo Guinness World Record. Con le scarpe. Della cacca. Guarda con la siringa. Guarda con la siringa là in mezzo. La gente cacca su una siringa. Sì. Cioè, è un peccato perché qui sei proprio un centro, capito? Qua è il centro di Napoli. Cioè tu scegli. Allora è come a Roma. Io mi arrabbio sempre a Termini. Dove perché Termini? Tu esci a Termini e trovi il casino. Sì. Allora i turisti che scendono qua e trovano una cosa del genere. Non è una bella nuova. Per una città come Napoli che potrebbe vivere di turismo, ma proprio benissimo, tra il mangiare, i luoghi, l'ospitalità. E perché devi trovare. Attenta, vedi lì. Tanti le siringhe, sì. Ma io starò attenti là vicino. Perché purtroppo questo è un biglietto. E allora c'ha ragione quello del bar che dice io ho un metro, vedi, c'ho il problema. C'è. Questo a 20 metri dal bar, eh sì. Messi. Sì, pure. Se uno lavora qua e già. Il lavoro non è mai facile, ci aggiungi la difficoltà, di trovarti, certo. Magari così in un giro. Un ambiente, diciamo, non proprio sicuro. Poi, capisci, ragazze, perché pure ragazze ci lavorano. Come io, scendo a Napoli, a Garibaldi, che ne so se all'improvviso mi possono aggredire. Però visto che ho conoscenze, so che questa cosa non può capitare, perché comunque se capita, sono protetto, cioè... Alla fine se qua aggrediscono subito si mettono in mezzo le persone, per questo. E quella è solidarietà, sì. E va bene. È molto facile fare amicizia qua in mezzo. Non è per niente di basta che ti affamili subito. No, a parte lui Porello che sta così sotto la pioggia. Ma poi. No, raga, attenti lì però. Qui ce l'ho a me macca. Mamma mia. Ma sono i cani. Comunque, questa è una collezione, oh. C'è da dire, no? A riprova di quello che diceva. Il barista. Occhio coi piedi però. Mo, magari ci faccio pure una battuta. Ma tu devi pensare. Quindi uno viene qua e fa così. Proprio cioè, da sulla strada. Sbaglio.
Così. Lì, allora, lì ci sono i bar, i locali dove si mangia. Puzza, oh. E quella è la stazione. Ecco qua. Pam. Colpo secco, stazione. Napoli centrale. Qui c'è una grosso. Puzza che è fuori parametro. Popo da record. Ovviamente là i piccioni. Qua manco si avvicina. Oh, è l'unico posto dove non ci vanno i piccioni di qua. No, guarda, guarda qui. No, no, no. Senti, occhio, no, no. Senti che puzza. Ora. Uno spiccio. Eveli. Ci sei andata. Limite, devi sempre stare nei limiti. Ma noi abbiamo la mano a bocca. Eh? Andare sul sangue dei piccioni. Qui c'è il capolinea degli autobus davanti alla stazione e qua dietro c'è il degrado ed è questa la cosa che colpisce di più. Qui attraversi, entri in stazione, qua fai i biglietti. Comunque raga, fai i biglietti qua con sta puzza è qualcosa di superiore proprio. Ma viene la gente con sta puzza a fare i biglietti qua? Mamma mia, no, però immagino chi ci lavora sta tutto il giorno qua con sta puzza. Passa pure dentro, passa. No. No, è in un giorno, va a ruppare la domenica 3 settimane fa. Occhio se parli troppo napoletana. No, ma mi sono perso. Cioè, ormai siamo venuti spesso, ormai abbiamo un sacco, è una seconda casa, ma... Stavo dicendo, c'è un ragazzo che sembra il pane di 3 domeniche fa, da mangiare che è bello. Cioè, che tu stia? Tosto. È tosto, è bello. Ha modo di dire che è bello. Tre, sei ore. Però vedi un'accezione. È tutto il pane 3 domeniche fa. Però un'accezione negativa per dire una cosa bella. Nel senso, il pane di 3 settimane fa è una cosa da buttare. Invece il ragazzo vero, lo sembra che cioè, diventa tosto. Più si fa, più è vecchio e più diventa duro il pane. Ah, questa è una cosa che usiamo, è duro. Ah, le ragazze usano sto termine. E il pane tosto, che è quello vecchio. Anche se i ragazzi vedono una ragazza abbastanza bella anche di fisico, dicono ah, un metto se è chiuso stroppando la rumenica. Ah no. Abbiamo imparato una cosa. Infatti, è curiosa tra l'altro. Ma che sta a fare qua questo? No, da poi devo tornare. Oh. Che cacchio stai a fare qua? No, no. Ma che cavolo che stai a fare? Stiamo a cercare a te noi, ragazzi, stiamo a cercare a te noi. Ma non è che c'è tradito? No, c'è Roma Termini. Stazione. No, no, cioè c'è tradito? No, 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 oggi vado a tornare. Qual è la stazione? Oggi tornare, Bella no. Sola. Ma chi è Sola? Non si sta, ma non è Napoli. Ha dovuto cambiare zona. Salam aleikum, ciao fratello. Come sempre, bimbi? Tutto bene. Dopo mi catta un biglietto per andare a Roma. Ma puoi ritornare a Roma? Sì. Ora io e lui. L'anno torna a Roma. A parte, può forza a Napoli, no? Aspetta, aspetta. Non mi di... Un amico mio... A Roma è terzo. Ancora sono innamorato. Io e lui vuoi andare, mo. No. Scusa, no, aspetta un attimo. Non mi dire che sei venuto qua a fare i pacchi a Napoli. Sì, pochino. Te, no. Te che fai i pacchi a Napoli non ci credo. Sì, no. No, a Napoli è impossibile. Non puoi fare il pacco al napoletano. Ma turisti. Ricorda, tu sei tunisino? Sì. Cioè tu, tunisino, che sta a Roma, vieni a fare i pacchi a Napoli, ai napoletani no? No, venuto turista. Allora. Venuto a far turista? Sì. Biglietto il treno ha pagato? No. Non ha pagato. Tunisino, frate, come si fa a pagare? Ma dove vai? Perché? Ma volevo parlare, che scappi! Abbiamo fatto tagliare i capelli, Morello, c'hai i capelli? È venuto a fare i pacchi. Stiamo fatto. Parare prima. Era Bob Marley. Bob Marley, sta a parare. Allora, sì, si già mi ha detto. Sei sempre. Diabolità! Sei sempre innamorato? Sì, sempre innamorato. Sempre innamorato. Mai. Facciamo un biglietto, aiuta per biglietto. E come ti faccio aiutare il biglietto? Qualche spizzico. Hai detto che non lo paghi il biglietto? Che c'è? Qua... Questo gli serve per altro. Mi serve 2,40 per fare un biglietto e per salire al treno di Roma. Sì, ho 2,40. Forse ho 2,40. Grazie. C'ho 2,50. 2,50 per una persona. Allora, 2,40, ora già messa a farci come sei. No, aspetta, sono passati a 2,40, 2,50 e poi 2,50 per 2. Capito? La a lui ha abbandonato. E l'amore,
Ciao amore. E senti, no, qua, aspetta. Sì, sì, di la verità, non te li lasciamo i soldi, te li lasciamo. Sì, ma che dico di zittino? Non è vero, è per il che sono innamorato. Non è vero che per cocaina cotta, sì. Lo vedi, lo vedi. Dopo ricerca soldi per vivere. Diciamo, abbiamo incontrato altre due ragazze. Non si fuma a Napoli. Allora, abbiamo incontrato altre due ragazze. Fa parlare. Sì. Abbiamo incontrato altri due ragazzi che come te hanno hanno un problema con la sostanza e loro però non sono contenti. Io non ce l'ho problema, loro ce l'hanno problema, io non ce l'ho problema. Loro hanno problemi con la famiglia, con i figli. Tu ti riesci a controllare, cioè fai solo quando vuoi uso? Sì, ma riusi ogni tanto. Ogni quanto? Non toccare, non toccare. Non gira. No. Sì, allora scusa, non devi toccare. Non toccare. Dai. Hai visto la marocchina così? Sì. Ti voglio bene ragazzi, grazie mille. Grazie. No, volevo fare il confronto perché no, nel senso, con lui ridiamo e scherziamo, ma non è una cosa di cui ride e scherzare. No, no, c'aveva gli occhi che erano qualcosa nel senso, con tutto che lo conosciamo, con tutto che obiettivamente poteva sembrare un motivo plausibile, mi date degli speech perché devo prendere il biglietto, come Marcello che è uno dei periferie, uno dei strade, date speech, mi fa all'orecchio, mi fa, vedi, questo è solo per il mio amore, non è per il biglietto del treno. Ma quando fa il biglietto del treno? No, ma lui non lo paga il biglietto del treno, regà, se fanno fa la multa e arrivano a casa senza problemi. Comunque c'è sta un momento. Grazie. Siamo sul tetto del mondo, raga. È questa è la Roma, è la capitale d'Italia, Napoli è la capitale del mondo. Scusatemi. È difficile fare il tassista a Napoli. È impossibile. A Napoli è impossibile. Traffico. Traffico. E qua se fai tassi guidi a Napoli, guidare in tutto il mondo. Oh, ciao, la posso dietro con rispetto a una monetina. Ma un che aspetta ce n'è proprio. Una monetina? Sì, dovevi prendere il treno. Il treno? Sono bloccato qua, devo pagare 16 euro, tengo 8 euro. Ma scusa, il treno per dove devi andare? A Roma. A Roma? Ah, no, sì. Perché te portiamo noi, stiamo con la macchina. D'accordo? No, la macchina non mi affitta. Non ti fidi la macchina? Devo acciappare un mio amico, devo acciappare un mio amico, ci andiamo nel treno. Ah, oh, cica, te c'hai... No, tanto conosci Vincenzo, il capo stazione. Ti famo prendere il treno allora, senza pagare. Lo posso dire. No, lo facciamo noi. Lo posso dire. Però ti serve prendere il treno? Sì, però devo aspettare fino alle 6. Capiranno, siamo fino a 7 e mezzo. Se mi date un euro. Ma no, ti portiamo noi col treno. Non so, proprio non si mangia qualcosa. Come fai? Ma quindi aspetta, prima il treno. Prima vuoi il panino, Ti vogliamo da mangiare, un euro. Ma non è. Ma che... Se c'hai fame te prendiamo da mangiare. Se vuoi un passaggio ti diamo un passaggio. La macchina perché te soffri tante fidi. E il treno perché dopo. Mo perché c'è fame. C'è qualche problema forse? No, o qualche non sostanza? Non c'è nessun problema con sostanza. Vuoi stappare la neve, vuoi fare la tricavalità, vuoi fare. Perché cosa? Perché siete voi. Io mi hanno lasciato i miei genitori, sto vivendo da solo per strada. Adori a pari soldi per l'hotel. Dico la verità. E senza documento come ci vai in hotel? No, ce l'hanno loro i miei documenti. Io non giro con i documenti perché siamo bene. Quindi, siamo perché, bene. Per cosa ti serve questa moneta? Per l'hotel, ci ha parato 40 euro per l'hotel. No, ma se no dormo in mezzo a me come clociato. Ma vedi? Per pari non so mangiamo più. Ma scusa, sì. Che c'aveva adesso? Come io poi da... Ma io sono un amichetto mio che c'ha un B&B. Chiamalo, fa sfida gratis. Lo chiamamolo. Ciao. Quello ti serve stasera? Mo chiamo, mo chiamo. No, mo, stasera. Stasera. Scusa, te dici le cazzate, io non le posso dire. Guarda, hai vinto un premio per tutte le cazzate che hai detto. Grazie, vai fre. Grazie, vai fre. Però mi è piaciuta come te la sei gestita, capito? Sì. Sei partito stato, per sei treno. Sei stato bravo. Sei arrivato a quello. Allora hai fatto una bella recitazione, dico, è giusto pagare la gamba a tu. E si vede. Si vede. Lo so. Senti qua una cosa. A smorfia napoletano. E mo dove vai con questi 5 euro? E dove va? Allora, mo ti dico, vabbè, no, dici la verità. Dici la verità.
La verità mi ha da fumare un pezzo di crack. I mortacci, tua. Ma così per tutti in stazione sta tutti con suo crack. So, tutti, ma c'è la cosa qua della musica, a te ti piace la musica? Sì. Stai a fare ancora così in mezzo alla strada? Raga, vi dico la verità, ho perso l'orientamento per un poco di crack. Ho capito, ma se continui a fumare l'orcrack orientamento non ripierai mai, fra. No, quello ti posso dire una cosa. Ti equilibra. Mi fa stare al settimo heaven. Un paradiso. E guarda, ti posso dire una cosa, la responsabilità è una cosa che costa cara. È normale. Cioè essere un po' di extra responsabile. Bravo, è troppo bello così. Invece fra, riaffronta la vita. Wild, young and free. Posso dire una cosa? Come ti chiami? Salvatore. Salvatore, quanti anni c'hai? Giovane. 35. 35, ma sì. C'hai la famiglia, ce l'hai? Sì, mi hanno abbandonato, cioè abbandonato, mi pagano l'hotel, però non vogliono sapere niente di me, dico la verità. Ma forse perché? Perché per colpa della sostanza. Problemi di droga. Da quanto è che c'è questi problemi? Da 12 giugno, da quando sono uscito in galera. Mi sognavo la notte come la fa una pippata tanto. Quanto sei stato carcerato? 3 anni. E tutti e 3 anni ma c'avevi la dipendenza? La dipendenza. Non sei riuscito a Ho smesso uscire. Perché non so, non c'è giro droga in galera. Allora ho smesso. Quando sono uscito mi sono mangiato 20.000 euro in crack. Dico la verità. 13.000 in crack e 8.000 euro di cocaina. Se tu potessi tornare indietro, sì. Eviteresti tutto questo? Eviterei. Cioè, sì. Ti dico, guarda, la bacchetta magica, torni indietro a quel giorno maledetto in cui ho iniziato. Allora, vi posso dire una cosa? Tutto, per tutti i ragazzi. Per tutti i ragazzi, tutto è basarsi sulle proprie volontà. Però io vi dico una cosa, se voi usate la droga come esperimento, per dire, come piacere, è buono. Se voi usate la droga come schiavitù, puoi andare a finire a mare con tutti i panni. Vedete, io c'ho un bello stile, mi curo, non sono un tossico. Ma infatti inizialmente noi ti abbiamo dato credito proprio perché ci sembravi un ragazzo a modo. Il cappellino con la scarpa pulita, perché io mi curo sempre. Io cerco l'orgasmo con la droga. Salvatore, ti posso dire però qual è il problema? Sì. Che quello che tu hai detto, sì. Il piacere senza la dipendenza, è impossibile. È difficile. La sostanza porta a dipendenza. Sì. E quindi è una cosa che noi dobbiamo ovviamente contrastare, respingere. E tutti i ragazzi. Cioè... È normale. Noi ci opponiamo alla droga. Io... Però le posso dire una cosa, non bisogna opporsi alla droga, perché c'è chi è nato guardia, c'è nata puttana, c'è nato tossico, c'è nato giudice, c'è nato imprenditore. Dici il DNA. Il DNA. Io ho nel DNA la tossica, ma non tossica, drogato. Perché io giro con 20.000 euro, 50.000 euro, 5 euro, vestito bene, negli hotel, in una casa, stungo pure. Non mi vado a vendere la vita, oppure stungo sotto i cartoni, l'ho fatto pure. Ho fatto anche un video con Pino Grazioli, che non ci voleva, tu voleva accidere. Ma ci tornare alla metropolitana, fare muletta su. Avete capito? Sì. Io, guardate adesso negli occhi, io vedo che c'hai la dipendenza adesso, siete stai in astinenza. Stamattina hai fumato, quando hai fumato? 2 ore fa? 3 pezzi di crack. Vedi già? Sì. Ma tu che fai? La mattina cominci dalla mattina fino alla notte? No, fino alle 8 di sera, poi me ne vado a casa. Perché? Ho avuto un po' granzo. No, sta va bene, è un po'. Vabbè. Vi ringrazio ragazzi, a tutti gli attori, a tutte le persone. Mi raccomando, riguardate pure però. Sì, sempre. Mangia del panino. Sempre, sì. Mi raccomando, mangia il panino. Sì. Paga l'hotel. Sì. Paga il treno. Paga, no, l'hotel. L'hotel con... Vi dico la verità. Scusa, posso fare l'ultima domanda? Dimmi, riesci a racimulare queste cazzate che dici col treno? Dipende, quello è un lavoro. È un lavoro di chi si è trovato in mezzo alla strada e non vuole andare a fare rapine, non vuole rubare, non vuole delinquere. E allora uno cerca sempre la bontà negli altri. E pur scimolare 30 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro. Dipende. Hai capito? Dipende. Tu, ogni persona. Se fumi tutto. La persona, ci sta chi tiene i pilo in coppo cuore, che ti viene disperato. Non è il mio stile. Però qua c'è veramente persone che girano disperate. Nel senso che mangiano nell'immondizia, dormono sotto i cartoni, sì. Io a loro gli darei i soldi, non a una persona come me. Quello che volevo dire. Bravo. Io a loro gli darei i soldi. È quello che pensiamo sempre noi. Vedere una persona nei cartoni, io mi fermerei, ce ne i soldi. Ma non una persona che come me che si deve andare a drogare. Chiaro.
Va bene? Bello bombato. Ti vedo. Io comunque, a parte scherzi, Maurizio, scherzato, mi auguro che tu possa uscire da questa situazione. Posso uscire dalla droga e vivere la vita serena. Vera. Sì. Grazie. Ciao Salvatore. Ciao Salvatore. Ciao. Ciao. C'è del disagio. Comunque, guarda qua che. Guarda che angoli. Queste sono coperte nuove, tra l'altro. Qui accatastano tutto, secondo me. Queste sono le aree quelle dove a un certo punto. Oh, sono coperte nuove messe là. Che poi considera che questa è l'area di sosta, dove la gente viene a prendere altra gente. No, venga a prendere altre persone, vedi? Tutti che aspettano. Mazza, guarda qua, no, non ci abbiamo fatto caso, ma qui cioè cammina la gente, guarda i pezzi di ferro che sporgono. L'hanno voluto. Eh no, questi ti sfondi, oh. Se caschi ti infilzi. Grazie, veramente. Grazie. No, che poi qui la caduta è facile perché c'hai la buca là. Ecco. Infatti, guarda. Cioè la buca là e la caduta qua. Cioè, vedete la roba. Ma come si fa a lasciare una cosa così alla stazione centrale? Cioè, questa è la cosa più assurda. Non è che stiamo nel vicoletto, capito, non ci passa nessuno. Lì esce la gente, qui passa la gente, questa è la situazione che rimane. Turisti che arrivano così. Ah, qua arrivano tutti gli autobus. Passano tutti per qua. Accademia di formazione pure, c'è un po' di tutto, è una cittadella qua. Lui ci stava a raccontare che qui si affaccia al balcone e vede proprio di tutto. I film veri. A volte faccio delle storie. Lì è rimasta una targa. Farite solo la targa. Avvisiamo il proprietario che la targa si trova qua. Nome. Fabio. Che quartiere hai? Montesanto, sono di Montesanto, sì. Però, allora, sono stato 10 anni a Somma Vesuviana, nel paese Vesuviani, e mi sono trasferito. C'è una persona sotto, no? Sì, no, ho visto una scarpa, capito? Un colpo. Braccio. Dai, sta dormendo. Non facciamo casino, perciò lo stavo urlando, per non svegliare. Questo è ambiente un po' del silenzio, se può dormire qua. Sì, qua. Soprattutto di notte si dorme, anche più avanti possiamo dire che dormono a facoltà. Io ho metà sangue africano e metà napoletano, africano da Capo Verde per mia madre. Però mia madre è più napoletana di noi perché sa qua da quando c'ha 15 anni. quindi... Pensa che dono che c'ha. Bella regà, sì. Grandi. Attenzione. E sì. Che ci racconti della stazione Napoli? Stazione Napoli? Allora, c'è da dire che negli ultimi anni abbiamo fatto dei progressi perché prima veramente era degrado. Però, peggio di così? Sì, ma tanto. Ma pure a livello di strutture era molto più inguaiato, diciamo. Qui c'hanno il filo spinato sopra, le punte e sotto è aperto. Cioè proprio il contraddittorio. Tu questa parte vedi proprio... cose assurde, tipo prostitute. Ragazzi, ciao! Comunque c'è da dire una cosa, che stesso oggi, prima che tu arrivassi, appena siamo arrivati, neanche mezz'ora è un po' di disagio e situazioni. Gente, sì, chi si è buttato per terra? Chi era un ubriaco che cacciava i turisti? Quell'altro che stanno a litigare, uno che aveva rubato da un negozio una bottiglia, quelli che la inseguivano, cioè un far west. Mattia Faraoni inciampa su un barboncino. Scusa. No, vabbè, il barboncino bene, è il cane, io adoro i cani. No? Il cane ti ha fatto la sgambetto, però. È bene. Dietro praticamente alla stazione, venendo da lì, arriviamo al centro direzionale, tutto collegato, perché comunque questa è un'area di pregio, grattacieli, palazzi, però sotto al centro direzionale c'è un po' un ambiente particolare, un po' di prostituzione, un pochettino di degrado, un po' dei problemi, poi basta guardare i muri, qua hanno dato fuoco a tutto. Considerate che sono ambienti dove uno qui passeggia, il marciapiede è distrutto, bottiglie rotte, bottiglie appese, tutta sta parte qui, vedi, guarda sopra, tutti alcolici, robe buttate. E comunque è una zona molto monitorata, guarda le telecamere là sopra. Ciao. Posso... Via. Niente, no, volevo solo chiedere com'era questo quartiere. Qui. Che esco pazza, rompo le bocchine. Ah, ok. Se vuoi scopare, no. Bene, se no niente, dai. Ma non ho capito, cioè qua è per... È lavoro. Solo per lavoro. Si lavora.
solo chi vuole. No, scusa, e volevo sapere la prestazione quanto costa. A te, Matti, ciampanino. Me ne vado, scusa, però se io stavo a fare una battuta, vado via. No, perché mia madre? Esagerato. Poi mi minacciava. Cioè, allora succedeva a 14-15 anni che potevamo essere minacciati con una bottiglia, ma ormai noi una bottiglia per noi non è. Vabbè, io però ormai a termi finché c'è il coltello. Io la eviterei, no, sempre sì, la bottiglia sì, lanciata, però. Comunque con una figura femminile noi siamo sempre galantuomini. Ciao! Ciao! Volevo empatizzare usando l'ironia come ho fatto prima con quel tossico, si può dire. Sì, certo. Però ci mancherebbe altro. Tu dormi qua? Da quanto tempo è che dormi qua? Aspetta, scusa, mi faccio qua. Non qua, ma da 3 mesi o qualcosa. Da 3 mesi? Sì. Sta fuori. Da dove vieni tu? Io sono ghanese. Sei ghanese? Ghana. E da quant'è che sei qua a Napoli, in Italia? Italia, 7 anni. A 7 anni? Sì. E prima vivevi in una casa? Sì, prima io abiti a Melito. Quanto io venivo uscito di Sardegna. Questi di Sardegna andare in Foggia a fare un po' di lavoro, però non c'è documenti. Avete, io venuto in Napoli, andare a panicare un po' Napoli qua, però non c'è documento, adesso un po' di problema, non c'è, manca dove dormire, adesso io dormo fuori sempre. Poi è già venuto qua a fare un po' casino, ai nuovi veloci. Ti hanno fatto male? Ti hanno menato? Sì, è gufo. Il fiovedi qua. Chi ti ha menato? Chi ti ha menato? Chi? Sono i gente molecchino venuto qua la notte. Qua. L'altra gente qua. La notte? Perché qui probabilmente magari la sera sì, sale la tensione, come normale che sia. Ho preso il telefono, un po' storia con i miei dubbi, non ho prenduto qua, sono andato. Era un po' di problema, gli hanno portato, mi aspettavo. Ah, ma c'è i punti proprio? Sì. Scusa. C'è proprio l'occhio c'è proprio i punti. Non lo vedevi perché da sta parte... Scusami fratello, posso? Ma quando è successo? Quando? Due settimane. La sera praticamente qua si scaldano un po' gli animi. E l'hanno menato su un paio di settimane e lui c'ha i punti sull'occhio, capito? E ci stava praticamente il ragazzo che stava. Allora il ragazzo adesso, Melek, è intervenuto perché c'era un ragazzo che praticamente ha risposto in maniera ineducata al signore anziano. Ah, ho visto pure io con l'occhio. E quindi si è permesso ovviamente, diciamo, di dirgli perché gli rispondi così, perché lo tratti perché male, se visto se ne approfittano di una certa età. Giusto. Com'è la vita qua in stazione? La chiamo. Sì, è una storia un po' comune, da queste parti, perché ci stanno un sacco di ragazzi come a me che vengono lasciati alle case famiglia, vengono lasciati pure al loro destino molte volte, nei casi più brutti. Io personalmente sono stato fortunato. Perché sei stato subito adottato? Subito proprio, subito. Ho avuto i miei problemi personali, però sono miei. Diciamo a livello di disagio sociale, però ho sempre frequentato ragazzi capi come me che frequentavano le case famiglie qua e là e diciamo ti mettevi un po' nei loro panni e dicevi poteva capitare a me, brutte situazioni. Qua ci hanno avuto queste situazioni così disagianti. E i tuoi genitori adottivi invece ti hanno aiutato? Ah sì, tantissimo, tutto ramo. Sono di Napoli loro? Sì, però mo vivono fuori. Se c'è, posso solo io a Napoli. Quanti anni c'hai? 25. Scusa. Buonasera. Ciao. Buonasera. Come ti chiami? Conosci. Io? Monte. Nome io? Marciamo, ma tu? Marciamo, ma tu? Io lavoro a Carabinieri. Ah, sei Carabinieri? No, io non ho Carabinieri. Ah. Io aiuto a loro. Veramente, ma oggi io festa. Oggi io festa. Domani io prendo soldi. Lavoro. Allora, cosa vuoi dire? Due cose, e quanti anni hai? 50 anni. 50 anni? Sì. Portati bene. Ma c'è pure il mezzo occhi azzurri, no? Me è innamorata a fare così. Sei l'occhio innamorato. Innamorata. Susanna, qua, Susanna Marcia. Come ne ha messo, Susanna, salve a voi. Scusa.
Ma allora, io voglio bene il napoletano. Forse il Napoli la libertà, mi piace. Però perché io voglio sapere una cosa? Posso parlare? Perché vuoi sapere? Vuoi sapere una cosa? Perché la vita adesso, prima a Napoli non è così. Adesso è stretta. La vita è stretta. Stretta che... E gente, assai gente non lavorare, girare destra e sinistra. La vita è più difficile. Va bene, se la vita così. Io... Pure a Roma è un po' la stessa cosa, perché noi siamo romani. Noi, loro io, sono allora, io, Milan, Bergamo, Lecco, Pontida, ma però Ponte San Pietro, Foggia, Bari, Giapponetta, anche Avellino io ho fatto. Adesso io sempre Napoli, veramente. Grazie a Dio, grazie, io salutare tutta Italia. Na, fuori, sudi, sudi, salutare tutti gli italiani. Beh, gli italiani non trattano male gli stranieri. Trattano male? No. Ah, non trattano. Ha detto, sentami bene. Sì. Tu giornalisti, io sto parlando, tu devi sentire da me. Italiano, bravo, polizia, bravo, carabinieri, bravo, guardia finanza, bravo, civile, bravo. Tutti, italiano, tutti bravi. Mi piace così. Però piace straniero. Dove mangiare, straniero, dove posso, straniero dormire, ok? D'accordo con me? Sì. Salutare. Salutare bene bene tutti in Italia, forse in Napoli. Scusa una cosa, di dove sei tu? Costa Lavorio. Costa Lavorio. Sì. Mamadou. 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 Nome io Mamadou. Mamadou. Costa Lavorio. Costa Lavorio, Dagnogo. Ok? Grazie. E salutare tutti. Ciao. No, prima saluti alla Costa d'Avorio. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Mamadou. Ciao. Grande Mamadou. Ma una domanda, mo dite, ditemi la verità, mo così. Perché mi ha fatto venire lui l'idea, no? Il discorso delle insicurezze, del fatto da venire da un altro posto. Con le ragazze napoletane. No. Questo è un bel ambito. Al di là. Da serie A. Mo è roba nostra. Questa insicurezza anche nei confronti delle donne, di dire magari preferisce un napoletano bianco. Le ragazze si svegliano. Capisco. Però ce l'hai avuta questa sensazione? Da piccolo penso un po' a tutti, non lo so, cioè, voi? Sì e no, sì, sì, cioè, no. Babbo, sì. Poche volte mangio. Mo sexy lady. Te, caro? Sì, sì, caro. Sì, lo vedi? Uno dà per scontato un sacco di situazioni, no? Ma una parola che per me è... detta così, una subordinata fra due virgole, magari a un'altra persona gli può covare qua, no? Mesi e mesi di insicurezze, turbamenti, depressione. Preferisci bianca o nera? Vai. Io bianca, su bianca. 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 Dipende se è buona pure. Capisci. Ti dico, io vado per i tratti asiatici. Asiatici. Ah, te? Me è uguale, basta che è buona. Lui ha detto un'altra cosa. O lui ha vinto. La figa è figa. La figa è figa. Giusto. Te che dici? Ah, prediligo le bianche. Sì. Ah, vedi? Te? Bah, io non vado per un genere preciso, però io ti direi mulatte pure io. Mulatte. Io bianco. Bianco. Ma questo, ripeto, è sempre legittimo, come di la bionda riccia, la mora, la roscia. La bianca, come ti svegli così la trovi? Come ti va a dormire così la trovi la mattina? Si deve bruccare, sai cos'è? Culturalmente c'è molto trucco, si sta molto attenti pure. Parrucche, capelli, esatto. Tu magari con capelli, una ragazza con i capelli lisci, yeah. E poi dopo la ritrovi con i capelli corti, sì, sotto, perché si mette la parrucca. Se vedi che entro il tuo party sicuro può diventare il mio, lei diventa mia. Ah, Montana, ah, mi muovo fast, mi muovo now. Lady va up, mi muovo down, pussy vai down. Ah, non puoi dire che non mi hai notato. Non c'è pussy che rimane ferma se la chiami lady, dopo pensa un altro. Sono nel ghetto, non rimango tanto. Solo business e non penso ad altro. Sento l'olli, dico ce l'ho fatta. Le sa bene, presto tardiciamo. Solo B, no bla. Bla. Metto a posto mia mamma, esco da cosa, lei compro casa. Guarda, MVP, no bla bla. La strada poi torna in strada pieno di grana. Qua dalla stazione di Napoli è tutto. Noi vi salutiamo e ci vediamo prossimamente. Se volete nuovi quartieri di Napoli, nuove zone di Napoli, nuove aree di Napoli, scrivetecelo nei commenti e torneremo a Napoli. Da qui vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video e non fate scureggioni. Ciao!